troppo carino. Carine ste case. No, vabbè. Andiamo proprio da favola. Sembra uscito un set di un film. Che figo. E incominciamo con l'arrampicata. Io già sto senza fiato. Aiuto! Niente, giusto perché mi piace rilassarmi, no? E facciamoci altre due scale. Ho notato questo. Oddio, cioè se passo lì qua sopra. Con prosciutto e pecorino e una rame. €5 ci siamo dati il pensiero del pranzo. Quanto bel verde, il verde dell'Umbria. Wow. Stupendo. Che spettacolo. Pazzesco, bellissimo. Vabbè, l'Italia è tutta bella, non c'è niente da fare. È il paese più bello del mondo. Fantastico. Smaltire il panino col prosciutto, mi sto arrampicando sulla rocca, il punto più alto, così bruciamo i carboidrati del panino. Oggi mi trovo a Roma, mi stavo un po' annoiando e tu sai che c'è? Adesso prendo il primo treno che parte, logicamente che non vado troppo lontano. C'era questo treno per Spoleto, ho detto quasi quasi faccio un giro a Spoleto, visto che non c'ero mai stato, e sono contentissimo perché la giornata è fresca, non è troppo calda, si sta bene. E in più Spoleto non c'ero mai stato e poi mi piace a me camminare, perfetto. La vista è pazzesca, veramente. La vista è pazzesca. Guarda del castello. Finalmente ha già tutto intorno. Oh, aspetta, guarda che vista. Graffiti, questi geroglifici ignoranti. E assolutamente trovare adesso un negozio souvenir per prendere la mia calamita per il frigorifero. Che guardate, yeah. E il ponte,
quando ho fatto lo svizzero, ti è rosica. Lì stava piovendo adesso, proprio di brutto, mi ha mandato il video che pioveva e ho detto guarda qui, rosica. Questo paese dove sono? E poi mi vado a mangiare un gelato alla faccia tu. E stronzo. Sono proprio un fidanzato stronzo. Comunque lo devo fare più spesso, quello di prendere e partire. Cioè ci sono talmente tanti posti, anche fuori Roma, poco distanti, 1 o 2 ore da Roma, stupendi, vale la pena di visitare in Italia, vabbè, diciamo dei posti stupendi. Per un'altra Savery Adventure, quindi stay tuned. Vabbè, il mio vlog potranno essere un po' terremotati, un po' mossi, però sti chiacchi. Però sono fatti con il cuore. Anche breve sosta ai bagni pubblici, devo dire pulitissimi, quindi 5 stars ai bici di Spoleto, super promossi. È tranquillo, non c'è tantissima gente ed è un peccato perché secondo me questi posti si meritano di più. No, sono contento di esserci venuto. E sono caotici come altri posti magari in Italia, magari può essere una Siena, sicuramente, o San Gimignano. Siena ci sono già stato, San Gimignano ci vorrei andare, anche Arezzo. Ah, mi dicevano dei signori del treno, anche Assisi, non è che c'è quella bolgia di turisti. Da una parte è bene, però da una parte è anche male, insomma, per l'economia. E anche perché sono posti che meritano, ci sono posti all'estero che sono molto più famosi e più frequentati e sinceramente non hanno le bellezze che ci abbiamo noi. Fai gelato, non te lo mangi? Io poi ho preso pure la mia calamita, quindi sono contento. Felici. Adesso andiamo a prendere le scale mobili. Oddio, niente, casco. Le scale mobili. Non so se sono a pagamento o gratis. Vai. Qui dove si va? Queste sono le scale mobili che portano fino a giù. Giornata, sono stanco, morto, ho camminato tantissimo, ho fatto i chilometri proprio. Bella giornata, sono proprio rilassato. Adesso si torna a casa e faccio una dormita, che vi dico. Bella, Spoleto, veramente bella, la consiglio. Spoleto era una famosa città episcopale, vabbè, conosciuta per il Festival dei Due Mondi, per i salumi, insomma per tante cose. Mi devono assumere come l'ente del turismo della regione Umbria. E niente, il tempo ha mantenuto,
Speriamo che si mantiene ancora bello il tempo per un po' di tempo, ancora per un po', magari anche fine settembre, primi di ottobre, metà ottobre. Di solito, certe volte capita anche che torna il sole, così è bello andarsi a fare qualche weekend fuori, perché poi se fa freddo, cioè, ti passa la voglia di uscire.